Tutti da Cucina con Alice e Emma. Dalla nostra quarantena oggi facciamo la torta di carote. Per farla, perché la torta di carote? La torta di carote è la preferita di? Non lo so. Ok, no, siccome la Alice gli piace Bing, vero? Allora, per farla ci serviranno carote 450 grammi, mandorle 200 grammi, 3 uova, 50 grammi di burro, 150 grammi di zucchero, 130 grammi di farina, una bustina di lievito, che se è un po' tanto questo lievito, però vabbè, e una bustina di vanillina che però si può anche fare a meno, e poi un po' di latte, ma solo per stemperare il lievito. E quindi iniziamo, va bene Alice? Sì. Vai. Per prima cosa grattugiamo le carote, oppure facciamole a pezzettini molto piccoli con il fricatutto come stiamo facendo noi. Successivamente ci buttiamo anche le mandorle. Se volete il procedimento si può fare, come dire, si può macinare prima una, si può grattare prima le carote e macinare poi le mandorle e poi mescolare, oppure noi abbiamo pensato di fare tutto insieme. Successivamente sbattiamo i tuorli delle uova con lo zucchero mentre teniamo da parte gli albumi perché dopo li montiamo a neve. Vai amore, sbatti. Giallo. Sbatti tutto insieme. Anche Mescola lo tutto insieme. zucchero. Tutto insieme. Anche lo zucchero. Tutto insieme. Quando gli albumi, i tuorli con lo zucchero saranno diventati belli spumosi, ci si versa il burro fuso, vai amore, lasciando una piccola noce per dopo per imburrare la teglia. Ora. Sì, amore, vai, butta. Bravissima. E poi ci si incorpora la farina. Allora, te mescola e io piano piano incorporo la farina. Vai, che gira, vai. A questo punto incorporiamo al composto le mandorle e le carote e anche la bustina di vanillina e mescoliamo con cura. Vai amore, tira giù. No, non lo devi leccare, ci serve per mescolarlo, vai. Montiamo gli albumi a neve e incorporiamo al composto il lievito stemperato in due dita di latte e gli albumi montati a neve. Imburriamo e infariniamo la teglia, la tortiera e poi andiamo a infornare. Mescoliamo piano dal basso verso l'alto per non smontare gli albumi. Ok? Nel frattempo accendiamo, vai amore, no, no, non è da mangiare, mescola. Nel frattempo accendiamo il forno a 180 gradi, imburriamo appunto la teglia, noi vabbè questa è di silicone, non è da burrare, e cuociamo per 3 quarti d'ora in forno. Metterei stato normale. Allora, come presentazione non è un granché perché si è tutta un po' scosata. Però tieni, dice, assaggia. Come gusto, prendilo in mano, eh. Come gusto è buono, vero? Allora, ci si può buttare dello zucchero a velo. È anche speciale mangiata come se fossero biscotti, cioè tagliata a fettine di circa mezzo centimetro, un centimetro, e tostate in forno ancora, in modo che si biscottino, e di nuovo passate con lo zucchero a velo. Sono buone anche, è buona anche in questo senso. Vabbè, insomma, perdonate la presentazione, però noi ce la mangiamo perché Mamma,
È buona quando si fredda, va bene? Ti piace a te? Poi si farà assaggiare anche a Lemma perché è una torta molto... Guarda anche lì c'è la torta. Sì, insomma ci sono ingredienti buoni, le carote, le mandorle, eccetera. Quindi se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, vero? Mi piace. E guardate tutti gli altri nostri... iscrivetevi al nostro canale Rifugio il Funghetto e guardate tutti gli altri nostri video. Scusate la raffazzonatezza, ma è quarantena anche per noi, vero? Ciao! Ciao! Ciao!